Pericolosissimo, eppure quasi tutti i piloti di MotoGP e Superbike lo fanno. È uno degli sport motoristici più abbordabili economicamente ed oggi sono con la mia Husqvarna 125 a Vercelli e vediamo i 5 fondamentali del motocross. Quando New Valentini mi ha dato l'Husqvarna 125, e se non sapete perché ho questa moto, vi lascio qua in alto la scheda del primo video dove spiego che cosa stiamo facendo. Fondamentalmente, durante l'anno avrò varie moto da cross usate che proveremo e che poi, dopo averci fatto qualche ora e aver ascoltato la mia recensione e il mio parere, potete trovarle direttamente in concessionario da New Valentini. E siccome il 125 è proprio la moto per eccellenza con la quale imparare, la moto con la quale partono tutti, quindi la prima ruote alte, perché dopo il 65, l'85, questa è la prima moto con le ruote alte e questa è la nave scuola per la tecnica di guida. E cominciamo con la prima cosa che bisogna sapere per andare in motocross, ovvero la posizione in sella. Una delle prime regole del motocross è che bisogna guidarlo in piedi. Questo è vero, ma quali sono i dettagli che ci servono a capire come stare sulla moto? Dobbiamo stare in piedi, però non possiamo stare dritti, ovviamente. Il busto deve essere inclinato in avanti per contrastare l'accelerazione e una cosa importantissima è la posizione dei piedi, che non deve essere troppo avanzata, quindi non bisogna stare con il piede sulla pianta, ma bisogna stare con il piede sull'avampiede in maniera che questo sia, diciamo, il terzo ammortizzatore. Noi possiamo giocare e stringere la moto stando avanti con il busto e, importantissimo, i gomiti larghi per controllare la moto. Questo non va bene perché dovremo assorbire tutte le asperità che ci sono nella pista e quindi piedi sull'avampiede, busto inclinato davanti e gomiti larghi. Allora, la pista oggi, raga, è veramente, veramente difficile. Non so se avete visto che canali ci sono. Ovviamente quando piove le piste dure fanno questa cosa qua. Comunque, ho voluto fare questo video perché nel mio percorso di apprendimento nel motocross, e io ho iniziato tardissimo, ho iniziato a quasi 30 anni e ora ne ho 34, la mia esperienza è di circa 150 ore di motocross, massimo 200 ore di motocross, e in questo percorso è stato fondamentale avere qualcuno che mi seguisse. E siccome ho fatto l'errore che fanno in tanti, quello di provare il motocross, siccome è abbordabile, costa poco, l'amico ti dice dai vieni a girare, poi ti spaventi e non lo fai più. In realtà ci si spaventa perché ci spaventiamo sempre nella vita delle cose che non conosciamo e se le approcciamo nella maniera corretta non è così spaventoso come sembra, ma il motocross è uno degli sport più difficili e faticosi al mondo, quindi è fondamentale, fondamentale farsi seguire e imparare le tecniche di guida. Ora, io faccio questo video e vi racconto quali sono stati per me le 5 chiavi per capire come guidare il motocross al meglio e che tutti i giorni quando vado a girare cerco di migliorare. Ovviamente non sono io a dirle, me le sono fatte insegnare da professionisti del settore, se avete visto, e ve lo lascio qua in alto, il video con Andrea Cervellin, con il quale abbiamo comparato le similitudini che ci sono nelle tecniche di guida fra la moto da corsa e la moto da cross. Bisogna fare molta attenzione e soprattutto le prime volte ce ne scorderemo, è capitato anche a me, quando ancora non sapevo come mettere bene i piedi, che ci venga sempre da stare così. Il problema è che così facendo non riusciamo a stringere la moto e la moto fa quello che vuole sotto di noi, mentre se utilizziamo l'avampiede posso muovere la moto, stringere la moto e avere le mani morbide. Perché come nella moto da corsa l'obiettivo della posizione in sella è stringere la moto con le gambe o comunque comandare la moto con le gambe per avere le mani morbide. Abbiamo detto che è molto importante stare sempre in piedi, infatti nei corsi di motocross una cosa che viene fatta è cercare di far fare degli esercizi agli allievi dove devono stare sempre in piedi. La vecchia scuola dice ah, una volta noi toglievamo la sella, facevamo stare in piedi. Insomma, bisogna stare in piedi nel motocross per quale motivo? Perché fin quando la pista è liscia
si può guidare anche, diciamo, da velocità un pochino più seduti. Quando in realtà le piste, come ad esempio oggi, cominciano a rompersi e a farsi canali, è importante guidare in piedi, perché immaginate di prendere tutte le buche da seduti. È vero che le moto da cross hanno sospensioni con una corsa molto più lunga, sono molto, diciamo, più morbide rispetto alle moto da corsa, da seduti noi comunque prenderemo un sacco di buche, mentre, come abbiamo detto prima con la storia dell'avampiede, stare sempre in piedi ci permette di avere come un altro ammortizzatore e lasciare fare alla moto il suo dovere. Veniamo al quando stare sempre in piedi, o meglio, il più possibile, e bisogna stare sempre in piedi fino a poco prima di dare gas. L'errore che fanno molti motori è stare in piedi, va bene, cercano di imparare a stare in piedi e ci sta durante l'apprendimento, arrivare prima della curva, sedersi e fare la curva. In realtà bisogna cercare di stare in piedi frenando fino a poco prima di dare gas, quindi bisogna portare la frenata fino dentro alla curva e fino al momento in cui dovremo dare gas, e poi sedersi e accelerare. Una parte importante del bilanciamento della moto nello stare in piedi lo facciamo con il busto, perché il busto fa un sacco la differenza in quello che succede sulla moto. Se noi stessimo in piedi e acceleriamo, succederebbe questo e ci dovremmo tenere con le braccia e facciamo una fatica incredibile. Inclinare il busto in avanti contrasta l'accelerazione e possiamo continuare ad avere le mani morbide. Come ad esempio invece quando freniamo dobbiamo andare indietro per trasferire il carico alla ruota posteriore e aiutare la moto ad avere maggiore stabilità in frenata. Oppure altra cosa che ci può aiutare il busto: una volta che siamo in curva e stiamo uscendo e stiamo accelerando, se andiamo avanti evitiamo di scivolare indietro. Un altro errore che si fa quando si inizia ad andare in motocross è quello di non capire bene l'utilizzo dei comandi. O meglio, se nella moto da corsa è meno importante, perché comunque abbiamo l'asfalto liscio e la moto può rotolare tranquillamente su questo asfalto, qui abbiamo un sacco di asperità, buche, canali, qualsiasi cosa che comunque rende difficile alla moto il suo rotolamento. È molto importante che la moto abbia sempre un carico. Che cosa voglio dire? Che la moto o accelera o frena. Quando nel motocross noi siamo a gas chiuso e senza freno, sicuramente si chiuderà il davanti e cadremo. Quindi è molto importante, tantissimo, che la moto abbia sempre un carico. Appena finiamo di frenare, puntare sempre il gas nel canale. Non bisogna dare il gas in maniera nervosa, questo in nessuna moto, bisogna essere sempre dolci e più aggressivi. E la cosa importante è che appena finiamo la frenata inizia il gas, appena smettiamo di dare gas dobbiamo cominciare a frenare. Ovviamente all'inizio andremo talmente piano che non sarà nemmeno utile il freno davanti, non ci servirà. Quindi, siccome nel motocross una prerogativa è l'utilizzo del freno posteriore, che è fondamentale, cominciate a prendere confidenza con quello, nel senso che già sarà difficile fare tutto, stare in piedi, stringere la moto, non si capirà. Togliamo una variabile, pista servirà lo stesso, però se vi esercitate in un campo potete solo provare a schiacciare il freno dietro, prendere confidenza e capire come si comporta la moto. Altra cosa molto importante nell'utilizzo dei comandi è che noi possiamo utilizzare la frizione come aiuto. Che cosa voglio dire? Non ci serve solo a partire, ma siccome nel motocross è pieno di buche, asperità, non potremo essere sempre precisissimi con il gas, perché se prendiamo una buca la moto sarà nervosa, no? La frizione sarà, diciamo, il nostro filtro per il gas, soprattutto con le moto quattro tempi di grossa cilindrata, quando si va nelle curve strette tendono a spegnersi, e quindi magari avere la frizione, tirare la frizione un pochino, può aiutarci. Quindi, ad esempio, se vedete in questo campetto ci è stato fatto un bel lotto, che adesso, vabbè, la pioggia l'ha portato via, e questo è una cosa che adesso nel sasso stavo morendo, però ad esempio qua se io andassi senza frizione non sono preciso, invece se tiro la frizione posso essere preciso. Freno dietro, sempre in piedi, capire l'equilibrio della moto. Yeah.
lì la curva è molto stretta. Comunque, il concetto è questo: se noi ci fermiamo e siamo nelle curve lente, abbiamo bisogno della frizione per aiutarci e per essere più precisi con il gas. Allora, adesso abbiamo visto stare sempre in piedi, abbiamo visto l'utilizzo dei piedi, abbiamo visto che è molto importante tirare le marce, l'utilizzo dei comandi, però nelle piste di motocross c'è questa cosa qua, ci sono queste cose qua, ci sono quegli ostacoli chiamati salti, sono la cosa più spettacolare, più adrenalinica, più figa del motocross, però è anche una delle cose più pericolose e infatti la voglia di voler fare i salti spesso ci inganna e ci fa fare i danni e ci facciamo male. Quindi il salto è proprio l'ultima cosa dell'apprendimento del motocross e bisogna prenderlo per step, o meglio, non bisogna avere fretta di saltare, non c'è un momento in cui, un giorno in cui sarai pronto per fare i salti, perché ogni giorno c'è una buca diversa, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, bisogna semplicemente essere preparati il più possibile, come adesso andiamo a vedere. Allora, adesso vediamo quali sono, diciamo, le regole più importanti per evitare di fare i danni nei salti. Sicuramente quando stacchiamo le ruote da terra con la moto da cross dobbiamo essere sicuri di essere posizionati bene, quindi tutto quello che abbiamo detto prima di stare in piedi eccetera eccetera deve essere fatto e deve essere fatto bene. Poi il consiglio che io vi do: adesso facciamo un giro, vediamo come si possono chiudere i salti tranquillamente andando a gas costante senza esagerare. Altra cosa, per chi si approccia, ovviamente non è importante chiuderlo il salto, non focalizzatevi su devo chiuderlo, anzi quella cosa lì potrebbe farvi fare dei danni, perché nel motocross il salto o lo affronti o non lo affronti, non puoi fare una via di mezzo, perché poi puoi rimbalzare male sull'atterraggio, succedono un sacco di cose che sono un po' spiacevoli, quindi o lo affrontiamo piano piano, cominciando a staccare le ruote da terra piano piano, o su salti piccoli cominceremo a cercare di chiuderlo tutto. Quindi adesso andiamo dentro e regola numero uno per non sbagliare è che il salto, quando si impara, bisogna cercare di farlo con il gas costante per avere stabilità sulla rampa e non prendere scossoni. Attenzione, perché ci sono un sacco di amatori che arrivano sulla rampa e danno il colpo di gas e quella cosa lì è proprio deleteria, perché poi non capisci più il bilanciamento della moto e dai gas se destabilizzi la moto in una fase in cui è molto molto delicata. Andiamo. Merda, che canario. Ok, adesso costante. Ok, questo dovrebbe essere l'approccio giusto ai salti: piano piano, gas costante, cercare di arrivare sempre con un po' più di velocità. Costante, salto, in piedi, quando è il momento, gas costante, salto chiuso. Costante e salto, lo abbiamo chiuso. Non so se lo sentite, ma sulle note di Even Flow dei Pearl Jam che hanno messo i ragazzi qua di fianco, finita la giornata, Angelo si sta scaricando tutti i video e io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia servito. Ricordatevi sempre di farvi seguire da chi è capace, questo è solo il mio personale punto di vista su quello che mi hanno insegnato, quindi io non voglio insegnare niente in questo sport. E siccome sono le 6, consiglio bonus: adesso bisogna lavare la moto e lavatela sempre molto bene. Ciao.